Un salutissimo agli amici di Mythical Snake. Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video per quanto riguarda la serie Mythico Home, quella serie che sto portando avanti là dove vi parlo di tutti i dispositivi domotici che ho integrato qui a casa mia e non solo, ma anche tutti gli altri dispositivi domotici che entreranno a far parte della Mythico Home. Quindi ragazzi, noi ci vediamo subito dopo la sigla. Allora, rieccoci qua e partiamo subito da quella che è la zona relax, quindi vi voglio far vedere un po' come è predisposto questa zona qui dietro di me, anche se sarà una predisposizione provvisoria perché poi da questa parte ho pensato di ricostruire nuovamente la mia postazione, quella che avevo giù a Napoli a 3 display, quella che state vedendo in questa foto. Allora ragazzi, al di là di questo, beh, alle mie spalle partiamo da quello che è lo Smart TV, che è uno Smart TV 32 pollici della United, con una risoluzione in Full HD, e dato che non ho un impianto antenna, anche perché io ancora non gli ho fatto la predisposizione, ma ho pensato di montargli nell'ingresso HDMI un Google Chromecast, colui che mi consente di guardare tutte quelle fonti multimediali come YouTube, Netflix, Prime Video e quant'altro. Quindi ragazzi, devo dire che io al momento, per quanto riguarda lo Smart TV, beh, lo utilizzo in questo modo. Però per utilizzare il Google Chromecast io lo trasmetto video o dal mio computer o dal mio smartphone. Però attenzione, non faccio solo questo, perché io posso comandarlo anche attraverso l'assistente vocale Google, ovvero il Google Home Mini. Ma più di dire metti della buona musica, trasmetti l'ultimo video di, trasmetti questo film da. Quindi ragazzi, devo dire che per quanto riguarda l'area multimediale, beh, non posso far altro che sfruttare questi tre dispositivi, ovvero il mio Smart TV 32 pollici, il Google Chromecast e il Google Home Mini. Ma andiamo avanti, nella stessa zona troviamo anche l'Echo Show di Amazon, colui che mi consente di far vedere tutte le informazioni che passano a display e magari tutte quelle informazioni che io gli chiedo all'assistente vocale Amazon. Magari posso chiedergli previsioni meteo, quanto tempo ci metto per arrivare da un punto all'altro, perché nel mio lavoro serve molto. Quindi ragazzi, devo dire che questa zona qui io l'ho predisposta in questo modo qua. Quindi per quanto riguarda l'inizio della domotica che sto integrando qui a casa mia, beh, devo dire che questa è tutta la zona relax. Quindi abbiamo l'Echo Show, il Google Home Mini, uno Smart TV 32 pollici, abbiamo anche il Google Chromecast. Ma adesso andiamo nell'altra camera dove ho predisposto l'altro assistente vocale Amazon. Allora ragazzi, eccomi qua, qui mi trovo all'interno della mia camera da letto, la zona dove, beh, passo tutte le mie giornate di riposo, come quella grandiosa domenica. E come potete vedere qui abbiamo un capo pensolante, che poi questo qui io dovrò sistemare, perché ci stanno proprio delle diciamo dei supporti proprio che mi consentono di andare a sistemare con una, diciamo, supporto a muro il l'Echo Dot di Amazon. Quindi devo dire che tenendo questo qui io dal letto posso comandare tutte le luci di tutta la camera, e non solo, magari io posso anche dare un comando per una certa routine. Per esempio posso dire buongiorno, lui mi accende la luce in cucina, quando ritorno posso dire sono a casa e lui mi accende la luce della cucina ugualmente. Magari posso dire anche attivami la modalità rilassante, lui mi accende tutte le luci con un colore da me predisposto e mi attiva la musica, della buona musica rilassante con cui posso rilassarmi tranquillamente. Però per quanto riguarda le luci, le avete viste già nei video precedenti, ed ho acquistato delle luci della Tekin, confezione da 4, e devo dire che sono delle luci veramente molto funzionali. Sono delle luci RGB che possono essere controllati attraverso entrambi gli assistenti che io ho piazzato qui in casa. Però ragazzi, devo dire che
Per quanto riguarda la domotica e gli assistenti vocali, io sto cercando di creare, diciamo, un ecosistema solo con l'Echo Dot di Amazon, ovvero solo con l'assistente vocale Amazon, perché lo vedo molto più funzionale. Abbiamo delle skill, si possono creare alcune cosette, quindi devo dire che la maggior parte dei dispositivi che troviamo su Amazon, come in questo caso le lampadine della Tekin, sono compatibili soprattutto con l'Echo Dot e l'Echo Show, a parte che è tutto un vero ecosistema. Quindi devo dire che io pian piano, diciamo, un dispositivo oggi, un dispositivo domani, e pian piano sto cercando di domotizzare tutta casa. Allora ragazzi, adesso andiamo nuovamente di là nell'altra camera, ovvero in cucina, e vi farò vedere qualche comando vocale che ho impostato con l'assistente Amazon. Ragazzi, per esempio, io al mattino quando sto uscendo di casa, magari mi ritrovo delle luci accese per casa, basta che dico: Alexa, ci vediamo questa sera. Buona giornata, Raffa. Ci sentiamo al rientro. E voilà, ok, adesso non si è notata la cosa perché tengo i softbox accesi. Allora vi faccio subito vedere la cosa, vi spengo anche i softbox. Ok, perfetto, siamo completamente a buio, ragazzi. Beh, io rientro e Alexa, sono a casa. Bentornato, Raffa. Visto ragazzi, come potete vedere, io magari se ho le mani impegnate posso usufruire dell'ecosistema Amazon per comandare al momento almeno le luci. Andiamo a riaccendere nuovamente i softbox e devo dire che pian piano io sto cercando di domotizzare l'intera casa, perché ragazzi, a dirvi la verità, io sto cercando di domotizzare anche, diciamo, alcuni ambiti della cucina come il forno, l'aspiratore sopra la cucina, il frigo e qualche altra piccola cosina. Diciamo che mi mancano alcune piccole cosette, però pian piano, diciamo che la domotica la sto studiando abbastanza bene. Oddio, studiando, sto cercando di prendere quei dispositivi necessari che potrebbero entrare a far parte di casa mia. Quindi ragazzi, che devo dire, è stato un video molto easy, vi ho fatto, diciamo, una presentazione della predisposizione dei dispositivi che ho messo qui a casa mia. Ne devo dire che al momento va bene così. Quindi ho selezionato nel carrello Amazon ancora altri dispositivi come questi, che sono delle prese a muro che vanno ad integrarsi non solo con l'applicazione Smart Life, ma possono essere anche integrate anche con l'assistente vocale Amazon e anche con l'assistente vocale Google. Quindi ragazzi, questi prodotti che vi ho mostrato, comunque vedete il link qua in basso in descrizione, sia dell'Echo Show, sia dello Smart TV, sia della Chromecast, quindi tutti i dispositivi che avete visto in questo video e di quelli che vi ho parlato, per esempio come poco tempo fa, delle quattro prese a muro che intendo acquistare. Non solo, voglio acquistare anche una ciabatta smart in grado di essere controllata non solo dall'assistente vocale Google, ma anche da Alexa, e al tempo stesso collegata anche, non ho detto Alexa. Ok, ha capito. Vedete cosa succede quando mi capita di dire per nome gli assistenti vocali, di chiamarli per nome. Allora, quindi stavo dicendo, non solo questa ciabatta smart, queste prese a muro, non solo le posso controllare dall'applicazione Smart Life, ma al tempo stesso, una volta configurate, le posso anche controllare sia con l'assistente Amazon sia con l'assistente Google. Quindi sono dispositivi che arriveranno in futuro qui a casa mia. Allora ragazzi, beh, diciamo che è stato un pochino un video vlog, vi ho fatto vedere un po' la predisposizione di quello che sto riuscendo a creare con la domotica, e devo dire che, beh, al momento va bene così. Allora ragazzi, io vorrei sapere la vostra qua in basso nei commenti, quindi fatemi sapere se questa predisposizione momentanea vi piace oppure no, quindi scatenatevi qua in basso nei commenti. Se questo video vi fosse piaciuto, vi raccomando, lasciate tanti bei pollicioni in su, perché aiutano veramente il canale. E ve lo dico, non ve lo dico, lo sapete, non lo sapete, ok, io ve lo dico ugualmente: iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, perché ragazzi, beh, siamo quasi al traguardo, al primo
vero e proprio traguardo qui su YouTube. Non di 4, sto preparando anche una cosina, nessun spoiler, quindi andiamo avanti. Volevo dire, iscriviti, attiva le notifiche, attivate la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita e condividete questi video perché aiutano molto il canale. Un'altra cosa che voglio dirvi, ma già lo sapete, mi trovate anche su Instagram, chiocciola Mitico Snake, ve lo ricordo all'animazione, ma trovate anche il link qua in basso in descrizione. Magari tutta la serie Mitico Home la trovate qua in alto a destra nelle schede per me alla mia sinistra. Allora, vi dico questa cosa perché ci sono alcuni che dicono alla destra mentre invece le info stanno dall'altra parte, quindi qua in alto a destra nelle schede trovate tutta la playlist della Mitico Home. E noi ragazzi ci vediamo sempre qui domenica prossima con un nuovo video. Ciao.